Sono rientrate in Italia martedì sera le salme delle 9 vittime uccise nel tragico attentato jihadista di venerdì scorso a Dhaka in Bangladesh, con un aereo messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'arrivo intorno alle 19:30. Ad attenderle il Presidente della Repubblica Mattarella ed il Ministro degli Esteri Gentiloni. Scene strazianti intorno alle bare delle vittime che successivamente sono state portate all'Istituto di Medicina Legale di Roma, dove verranno eseguite le autopsie. Autopsie. A differenza di altre precedenti occasioni, questa volta i funerali si svolgeranno nelle città da dove provenivano le vittime. Tutte lavoravano nel mondo delle tessile in Bangladesh. Intanto, sulle fonti delle indagini si è venuto a sapere che uno degli ostaggi è stato ucciso per sbaglio dalle forze speciali all'interno del ristorante. Mimmo Siena, Speciale News.